Lotti che deve stare attento perché si gioca intanto il terzo posto con Rinaldi che nell'ultimo tuffo il 405C ha raccolto 63,55 punti, ora deve rispondere Belotti se vuole rimanere lì in terza posizione, se vuole rimanere lì attaccato al podio. Che tuffo, bravo Stefano, ha fatto due tuffi uno dietro l'altro veramente da veterano del trampolino di un metro, altissimo. A differenza di Cafiero è stato più attento nella parte finale, tutti e due molto belli, guardate bene la raggruppatura un pochino larga, ma finalmente vediamo e sentiamo 8. Eh sì, ci sono 2-8, per il resto sono 7, va a 66 punti e forse è il più alto parziale? Sì, direi di sì, fino a questo momento sì. Forse no, forse c'era a cambiare scheda e a portarlo comunque bene in acqua. E allora Stefano Belotti, 1,5 rovesciato più 2 vite 20,5. E Stefano diciamo che vuole mantenere il suo vantaggio nei confronti degli avversari, non è stato proprio impeccabile nella parte finale, però attento nella rincorsa, attento nella spinta, solo sotto, leggermente scodato abbondante, penso che comunque i giudici valuteranno positivamente il tuffo. Così ci sono 3, 4, 6 e mezzo e 3, 6, 57 punti, va a 280 e 20, mantiene la testa davanti a Tommaso Rinaldi, 2, 68 e 80, staccato momentaneamente di 11 punti e 40, e allora i 300 punti. Sono giovani, cresceranno. Oh, attenzione allora a Belotti che chiude appunto col doppio e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente alto 3.1, se lo fa bene può conservare una posizione a ridosso di Lorenzo Massaglia, davvero molto molto importante e interessante per lui. Eh sì, mantiene sicuramente la posizione, non penso possa intimidire Lorenzo che comunque sia come sappiamo è un professionista e come ultimo tuffo comunque ha il doppio mezzo anti collavitamento. Bene, forse non il migliore tra i tuffi che ha eseguito adesso in gara, però insomma 5,5, 6, 330 punti, molto